Benvenuti negli studi di Obiettivo News. L'8 e 9 giugno si terranno le elezioni amministrative in diversi comuni del Canavese, tra questi anche Rivara. E oggi abbiamo come ospiti parte della lista Rivara Viva, che è la lista numero 1 candidata alle elezioni a Rivara. Benvenuti. Abbiamo qui Roberto Andriollo, sindaco uscente e neo candidato come consigliere stavolta. Vincenzo Martino, anche lui dell'amministrazione uscente e candidato qui come consigliere. E il neo candidato sindaco Paolo Overt, benvenuti. Grazie. Grazie, grazie. Io partirei con il sindaco uscente per capire come mai non si è ricandidato come sindaco, ma ti sei invece ricandidato come consigliere. Molto semplice, ho qualche problema di salute e ho la fortuna di avere una bella squadra alle spalle. Cioè, quindi ho lavorato in questi 5 anni per promuovere Rivara, per fare tante cose per Rivara, però vedo che in questo momento comincio a essere un po' stanco. Però ho la fortuna di avere, ripeto, una squadra alle spalle. Ho lavorato con una squadra alle spalle e, essendo una squadra, chi fa gol in questo momento deve essere il migliore di tutti. Non mi sento di essere il migliore della squadra, quindi passo a qualcun altro, sapendo che all'interno del nostro gruppo c'erano già persone che potevano farlo. Quindi, certo, con tranquillità posso passare la mano a qualcun altro. Continuando comunque a lavorare con la squadra. Assolutamente sì, perché io, ripeto, sono innamorato del mio paese, l'ho detto anche tante volte pubblicamente, che la fascia non mi interessava. Quello che mi interessa di più è di ottenere degli obiettivi per il mio paese, perché se si vive bene a Rivara, vivo bene anch'io. Senza il discorso di avere la fascia, essere... Cosa abbiamo fatto in questi anni? In questi anni ho cercato appunto di promuovere Rivara, fare delle cose non solo a Rivara in collaborazione con tutto il gruppo, ma anche al di fuori, far conoscere Rivara, e ho notato che alla fine di questo mandato il nostro paese è più rappresentato, più conosciuto, più apprezzato, e quindi e questa è una piccola soddisfazione personale, dovuta anche con, ripeto, al lavoro di tutto il gruppo, di aver ottenuto qualche cosa. Adesso bisogna proseguire, quindi per proseguire bisogna avere la spinta, e per avere la spinta ci deve essere delle persone nuove, di nuovo con entusiasmo come l'ho avuto io 5 anni fa, per portarle avanti. Abbiamo fatto tante cose, non posso riassumere perché abbiamo poco tempo. Abbiamo preparato quindi un opuscolo che diamo in distribuzione a tutti i nostri cittadini, dove è elencato quello che abbiamo fatto. Quindi chi avrà voglia di leggerlo potrà capire che non siamo stati fermi. Certo. Abbiamo fatto tante cose, con il Covid in mezzo. Noi siamo stati anche sfortunati a avere il Covid in quei 2 anni e mezzo. E ritengo che l'abbiamo affrontato molto bene, ci siamo presi delle responsabilità che molti altri comuni non hanno preso. Noi abbiamo tenuto il mercato aperto, che molti comuni non hanno tenuto aperto. Attenzione, con tutti i crismi di sicurezza, ma per loro abbiamo tenuto aperto. Abbiamo tenuto aperto il cimitero, abbiamo, poi lascio la parola a Vincenzo per quello che riguarda altri aspetti come protezione civile che è stato seguito col Covid. Poi mi sono assunto delle responsabilità di mandare in contatto con la prefettura i nostri cittadini in altri paesi a fare le compere. Ricordate che non si poteva uscire dal proprio territorio all'epoca. Io, pur mandando in certi paesi, avendo l'ira di altri paesi che non ho consigliato, quindi addirittura all'epoca volevo essere quasi denunciato da altri comuni perché non ho detto venite da noi invece da... Mi sono assunto delle responsabilità perché ci tenevo a far vivere bene il nostro paese. Quindi spero che adesso sono certo che chi mi succederà porterà avanti queste cose con questa grinta come ho cercato di darla io. Vincenzo Martino, hai detto erroneamente consigliere, in realtà vice sindaco, scende, chiedo scusa. Protezione civile, ambiente, territorio, le cose di cui ti occupavi. Grazie Marta. Allora, protezione civile, giusto per riprendere l'ultimo
diciamo, discorso che ha fatto il sindaco, è stata molto impegnata per quanto riguarda proprio il periodo della pandemia. In stretta comunicazione con noi come comune e soprattutto anche col territorio, perché si dipendeva per tutte quelle che erano le missioni esterne dal coordinamento territoriale e dalla regione, ha provveduto a far sì che i nostri concittadini non rimanessero mai soli e mai, diciamo, senza quello che era a loro necessario per vivere la giornata normalmente, per quello che si poteva. Come comune ci siamo impegnati da subito. Io e Roberto avevamo le comunicazioni giornaliere della prefettura che ci, dal portale della regione, che ci comunicava quelli che purtroppo di giorno in giorno aumentavano come contagi. Li seguivamo, venivano chiamati a casa direttamente e non venivano, diciamo, lasciati così ad aspettare che qualcuno si facesse vivo, fornendo loro l'assistenza necessaria sia per quanto riguarda gli alimentari sia per quanto riguarda i medicinali che erano necessari, oppure anche andare a portare i cambi per quello che era il dovuto ai parenti che erano ricoverati negli ospedali. Quindi i nostri concittadini sono stati subito, come dire, coccolati dall'amministrazione, perché era giusto che ci facesse quello. Siamo lì per quello, per i nostri concittadini. Per quanto riguarda il territorio, molto è stato fatto, perché comunque Rivara è un piccolo paese, ma un territorio abbastanza grande e abbastanza complesso, perché si va dalla pianura alla collina, con strade che sono molto soggette a rischio di piccole frane, come è successo già soltanto ieri con quello che c'è stato di pioggia. Abbiamo dovuto fare degli interventi che oggi vengono recuperati. È stata fatta una bella campagna di asfalti per quanto riguarda le strade che erano necessariamente da tempo soggette a erosioni, a buche. Abbiamo fatto sicuramente un bel lavoro per quanto riguarda tutto il territorio, non solo nel concentrico, ma soprattutto anche l'esterno, dove c'era più bisogno di ripristinare le strade. Un'altra cosa che abbiamo fatto, sembra una cosa piccola, ma secondo noi importante, di aver posizionato tutti i cartelli delle borgate e delle frazioni che abbiamo sul territorio, che prima non c'erano, erano solo nominate, ed erano un problema sia per i nostri concittadini che per chi doveva raggiungerli, anche solo per una semplice lettera o per un pappo. Certo. Quello che è stato anche un'idea, una proposta che è andata molto bene ed è stata apprezzata dai nostri concittadini, e mi auguro che continui, è stata quella che riguarda un po' l'ambiente da vicino, ovvero quella di portare un cassone periodicamente dove i nostri concittadini potevano conferire quello che era il rifiuto ingombrante, che diversamente dovevano aspettare o devono aspettare il loro turno per poter eliminare da quello che era il sovrappiù della propria abitazione. Oltre a quello abbiamo fatto parecchie giornate ambientali con la collaborazione, coinvolgendo scuole e oratorio. Abbiamo fatto anche educazione ambientale, non per ultima quella che una volta era molto sentita, che abbiamo voluto appunto riportare in auge, che era la festa degli alberi. Con l'occasione abbiamo fatto 4 giornate che si concluderanno il 28 di maggio, dove con i bambini faremo delle attività inerenti all'ambiente e alla natura per la salvaguardia e per quello che è il futuro di sostenibilità che è necessario in tutti i paesi. Come sicurezza, sempre sul territorio, abbiamo investito per quanto riguarda il nuovo parcheggio nell'ex piazzale di Rosina, unendo la piazza Bosone con il piazzale di Rosina stesso, togliendo così dal pericolo la situazione che si creava invece dalla parte opposta, dove c'era la discesa e l'entrata dei bambini a scuola, con la adiacente strada provinciale molto trafficata e con un parcheggio limitato. C'erano situazioni di pericolo importanti e noi abbiamo voluto proprio intervenire per evitare che potesse accadere qualcosa. Ancora sulla viabilità abbiamo fatto l'installazione di un impianto semaforico nuovo all'uscita della bretella di Via Camagna, molto pericolosa, dove si erano già verificati degli incidenti e dove anche con lo specchio che veniva posizionato specialmente d'inverno la visibilità era ridottissima. Questo ha fatto sì che il traffico in mezzo a Rivara venisse decongestionato, perché comunque la gente non si fidava a uscire da quella situazione.
Altro lavoro importante che deve andare in porto in questo periodo, appena si sbloccherà una situazione di stallo dovuta a un problema che si è verificato nel sottosuolo dell'attraversamento stesso della provinciale vicino alla farmacia, sono i dossi di rallentamento che saranno posizionati davanti alla farmacia e davanti all'uscita di Villogliani, in modo che anche il traffico interno della provinciale venga finalmente regolarizzato un po', che la gente impari a rispettare, diciamo, quello che è il pericolo che si può creare all'interno nel centro dei paesi. Lì ha fatto sì che già un primo intervento è stato fatto, il marciapiede che prosegue da quello che c'era di via Busanno fino ad arrivare quasi in Borgata, all'incrocio di Borgata Quarelli, e il nuovo impianto semaforico che è stato solo sostituito, non è stato installato adesso, ma è stato sostituito, messo a norma con quello che sono le problematiche che c'erano per l'uscita di quell'incrocio, nell'incrocio di Corso Viani. Quindi molto è stato fatto, in futuro ci sono progetti, ci sono buone proposte per migliorare ancora di più la sicurezza, soprattutto la sicurezza di quelle che sono le strade, sia concentrate nel paese che quelle soprattutto all'esterno, con migliore e maggiore attenzione alle nostre borgate che hanno gli stessi diritti di quelli che sono i centri dei paesi. Le nostre borgate sono molto importanti. Certo. Paolo Obert, molto è stato fatto e tanto c'è ancora da fare e tanto si farà, ma prima di tutto cosa ti spinge a candidarti come sindaco? Beh, mi spinge a candidarmi come sindaco sicuramente l'amore per il mio paese e l'idea di poter ancora fare tante cose per i miei cittadini, e soprattutto quello che mi ha convinto è stato il passaggio di consegne, diciamo che mi hanno chiesto se volevo pensare a diventare io primo cittadino. Innanzitutto grazie a Roberto e Vincenzo, perché hanno deciso di fare un passo indietro, tutti e due, vedendo in me... A lato. Sì, un passo a lato. Perché saranno comunque vicino a te. Certo, esatto. saranno comunque vicino a me, anzi, mi stanno dando una mano nel capire meglio come funziona il comune, anche se comunque io sono 5 anni che sono capogruppo di maggioranza, certo, a Evara, quindi ho seguito da vicino e seguo attualmente, anche perché il mandato non è finito, no, esatto, quindi seguo le problematiche giornaliere del comune e tutto quello che si può andare a fare. I 5 anni sono stati, come dicevamo prima, accorciati praticamente a 3 dal Covid, perché per un paio d'anni si è potuto fare veramente poco, oltretutto i costi sono lievitati notevolmente, quindi sappiamo tutti, non sto a dilungarmi su quanto tempo è stato perso e quanti fondi sono dovuti finire lì per portare avanti magari progetti già finanziati, già pensati, ma che poi di colpo hanno subito degli aumenti, certo, molto grandi, sono dovuti essere rimandati magari anche per molti mesi. Quello che mi ha spinto anche a fare questo passo è stata la mia famiglia, che mi ha detto: va bene, se tu ci tieni e pensi di essere in grado di gestire le cose al meglio, fai pure questo passo. La mia famiglia anche a livello lavorativo, perché comunque il sindaco si fa principalmente di giorno, sì, e quindi bisogna avere tempo per seguire gli uffici, per seguire tutti gli altri enti con cui ci si interfaccia regolarmente, e questo si fa in orario di lavoro normale, per cui io avendo comunque 46 anni lavoro, sì, però essendo riuscito ad organizzarmi già eventualmente, pensando in una futura vittoria, poter fare il sindaco anche durante il giorno, per cui questo impegno che ho sempre visto come volontariato, che sia per il comune, che sia per le associazioni, è sempre stato volontariato, a questo punto potrebbe diventare una cosa a livello un po' più professionale, e quindi sarebbe opportuno dedicare il tempo che merita questa avventura, ed è mia intenzione farlo, perché io se mi sono messo in prima persona è perché
le cose le voglio comunque controllare in prima persona, naturalmente con il loro aiuto, con i loro consigli, certo. Però non mi sono sicuramente messo lì perché è bello avere la fascia, ma lascio agli altri fare le cose, perché chi mi conosce a Rivara, e mi auguro tanti, almeno secondo me tanti, sanno perfettamente come sono, certo. E sono una persona abbastanza concreta, decisa, che però tende a delegare, quindi quando si accorge che è circondato da persone valide, delega, pur tenendo sotto controllo, perché un pochettino questa maniera del controllo ce l'ho anche, però comunque penso di essere in grado, e questo, cioè, se posso mi ricollego alla domanda, cioè perché mi sono candidato, oltre a loro due, che sono due figure di riferimento che mi hanno insegnato tanti questi anni, sono tutti gli altri componenti della squadra. Cioè noi abbiamo iniziato a lavorare a questa squadra già da mesi, perché sì. Due o tre persone nel corso dei 5 anni, chi per motivi lavorativi, chi per altri motivi, ha dovuto lasciare l'incarico. Certo. Quindi noi nell'ultimo anno praticamente abbiamo già iniziato a intercettare le persone che ci davano una mano dall'esterno nei vari ambiti, uh-huh. E a coinvolgerle sempre di più. E così siamo riusciti a formare una squadra eterogenea e piena di iniziative e di voglia di amministrare questo paese. Cioè hanno anche dato a noi questa energia in più che comunque viene data dal rinnovamento. Certo. Quindi tutte queste persone, ognuna nel suo ambito, dall'industria, chi si occupa più di giovani, chi di sociale, chi si occupa più di agricoltura, abbiamo veramente una bella squadra, e quindi quando anche tutta questa squadra mi ha detto ma sì Paolo, secondo me tu hai le caratteristiche per fare da capo squadra, e io ho detto va bene, lo faccio, e cominciamo. Come hai detto, molte cose sono state fatte, il programma però è ricco, ce ne sono ancora tante da fare, vogliamo vedere qualcosa? Sì, magari. Sì, sì. Tante cose da fare ci sono sicuramente, perché i cittadini di Rivara devono sentirsi non cittadini di serie B, come a volte purtroppo capita nelle nostre realtà piccole, perché i servizi a volte mancano. Certo. Uno dei nostri obiettivi principali, forse proprio quello principale, è proprio quello di far diventare Rivara sempre più attrattiva per chi ci vuole venire ad abitare, e sempre più completa per chi ci abita, cercando di potenziare tutto, perché nei nostri piccoli paesi purtroppo mancano i servizi essenziali, spesso ci si deve spostare per qualsiasi necessità, infatti certo. Proprio mi ricollego con quello che diceva lui, che stiamo attivando un punto prelievi proprio per permettere ai cittadini, giovani, anziani che siano, di non dover andare chissà dove, ma avere un giorno alla settimana la possibilità di fare questa cosa da noi. Ci stiamo muovendo e ci muoveremo sempre di più, questo di concerto con gli altri paesi della zona, certo. Per migliorare i trasporti, che sono un altro problema annoso nelle nostre zone, perché tolti Rivarola e Pornier, che sono serviti discretamente, gli altri paesi o ci si organizza privatamente come fanno magari i ragazzi delle scuole per andare in Ivrea, o diventa veramente complicato, cioè, anche solo andare a Castellamonte con i mezzi da noi diventa un'impresa che porta via ore e ore, e questo si cercherà di farlo proprio con chi occupa politicamente gli spazi più in alto di noi, e anche in quell'ambito bisognerà aspettare le votazioni, sperare che chi occuperà questi posti sia il più sensibile possibile verso le nostre realtà, e questo potrebbe far sì che davvero nei prossimi 5 anni la situazione migliori, certo. Cambi. Si inizierà un dialogo per riuscire, esatto. A sbloccare questa situazione. Questa è l'energia, anche un altro ambito in cui vediamo che lo Stato sta potenziando il più possibile, sì. Proprio per venire incontro alle esigenze sempre maggiori di privati e aziende in questo campo. Come in questo ambito anche altri sono da
da migliorare tanto, certo, perché chi abita qui da noi deve poter vivere senza rinunciare a niente. Anche il fatto che si sta finalmente pensando di costruire questa 460 che ci collegherebbe in tempi molto più brevi con Torino, con l'aeroporto, potrebbe far sì, sì, che vivere e arrivare, soprattutto al giorno d'oggi in cui anche noi adesso abbiamo la fibra, quindi abbiamo delle buone connessioni, la gente che magari qualche giorno lavora da casa potrebbe dire: ma vivo in un paese come Rivara, non vivo in una città o nella cintura, perché con tutto quello che Rivara mi offre è meglio viaggiare un giorno o due, ma vivo, certo, in un paese, in una città come Rivara. E questo è il nostro obiettivo, cioè continuare a far sì che i cittadini di Rivara vogliano rimanerci e quelli di fuori siano attratti da Rivara. E questo si collega anche con tutte le iniziative sociali che abbiamo portato avanti, perché i paesi sono tanti, ma noi facendo iniziative come il Festival del Gelato, gare di biciclette, abbiamo fatto veramente tantissime cose per permettere ai rivaresi di avere qualcosa da fare sul suo territorio, ma forse anche di più coinvolgere cittadini di altri paesi che conoscano Rivara e magari un domani devono pensare a dove andare ad abitare, certo, dicono: ma quel bel paese dove siamo andati, perché non andiamo lì a vedere una casa, a vedere qualche cosa. Quindi questi sono un po' i primi obiettivi, diciamo, che ci poniamo, ma poi chiunque legga il nostro opuscolo sa che proprio all'atto pratico ce ne sono tanti. Lì nell'opuscolo siamo entrati proprio nel particolare, perché i cittadini, certo, possano conoscere. Non che si parli così, a grandi linee. Sì, quindi turismo, territorio, fare cose per giovani, per anziani, oltre ai servizi principali e alla sicurezza. Sì, noi per gli anziani ci stiamo dando da fare, soprattutto durante il periodo del Covid, perché avevano bisogno di, soprattutto all'Uni3, che abbiamo un'Uni3 molto attiva, molto frequentata anche dai paesi vicini, li abbiamo aiutati fornendogli schermi in più, sale in più, quando non potevano, certo, starci, diciamo, proprio per il contingentamento che c'era, non potevano stare tutti nella stessa stanza. E abbiamo continuato a dare una mano, tipo, anche solo in questo periodo, anzi proprio oggi, per esempio, in comune c'è un'iniziativa proprio rivolta agli anziani, legato al progetto Passi Montani, sulla memoria, adesso aiutami il nome. Palestra della memoria. Palestra della memoria si chiama, in cui gli anziani si incontrano con operatori per passare del tempo insieme e diciamo non isolarsi, diciamo, anche a questa età. Per i giovani abbiamo fatto invece tutto quello che si poteva, come dicevamo, ogni iniziativa sociale, ogni contributo materiale o economico alle associazioni fa sì che i giovani si possano incontrare, abbiano qualcosa da fare nel paese in quel periodo e permettono a tutti questi giovani di entrare a contatto gli uni con gli altri e anche all'interno delle associazioni stesse, proprio organizzando le cose, spesso poi i giovani si conoscono e imparano anche a capire cosa vuol dire avere una vita sociale. Certo. E questo è importantissimo. In un mondo che cerca di farci stare sempre a casa a guardare la televisione, noi andiamo al contrario. Noi cerchiamo di fare di tutto perché i nostri cittadini abbiano motivi validi per uscire di casa, incontrarsi ed essere più fiduciosi verso il futuro. Certo. Infatti per i giovani, ad esempio, guardando il programma, c'è l'idea di realizzare un locale studio con wifi, quindi anche quello può essere un punto di aggregazione per lo studio, perché si possono trovare e studiare insieme. Esatto, è una delle proposte che la nostra consigliera che seguirà questa parte ha fortemente voluto che venisse inserita nel programma, perché è necessario soprattutto far sì che i giovani ricomincino a ritrovarsi, non solo fuori dai locali, ma tra di loro, a parlare anche di cose importanti, quelle che sono le materie dello studio. Quindi mettere a disposizione loro una sala dove poter studiare
e confrontarsi è una delle cose, secondo me, molto molto importanti per il futuro loro stesso. Certo, come importante, appunto, dicevamo, dicevi poco fa, il turismo, le associazioni e la collaborazione con gli altri comuni, con gli enti. Sì, sì, è fondamentale la collaborazione fra gli altri comuni, inizio da questa parte, perché da soli non si va da nessuna parte, certo. Dobbiamo cercare il più possibile andare d'accordo e di collaborare con i vicini di casa, tra virgolette, perché insieme siamo più forti e la nostra voce viene ascoltata in tutt'altri modi. In questi anni ce l'abbiamo fatta, no, non sempre come avremmo voluto, ma sono sicuro che noi avremo la possibilità di andare avanti con i comuni, che tra l'altro quasi tutti, anzi tutti quelli vicino a noi, voteranno come da noi, per cui ci sarà in qualche modo un rimescolamento, ci potrebbe essere. Invece per quanto riguarda le associazioni e il turismo, abbiamo una delle idee, che diciamo dei modi di fare della nostra amministrazione, è stata proprio quella di dare spazio ai cittadini. Arrivare avevamo un tessuto sociale di persone che avevano voglia di fare, ma non erano invogliati, cioè quando uno chiedeva mi piacerebbe fare, non è che ricevesse tutto questo appoggio, evidentemente, certo. Perché quando siamo arrivati noi, tutte queste persone hanno trovato da parte nostra l'appoggio, anche solo logistico in alcuni casi, o economico dove si poteva e si pensava che ci sarebbe stato un ritorno sul territorio, e quindi li abbiamo aiutati, e questo ha fatto emergere tante iniziative. Poi abbiamo contribuito alla creazione di Associa Insieme, che è proprio un'associazione che le include tutte, così che queste associazioni possano collaborare, mettersi a conoscenza le uno con le altre delle iniziative che fanno, e poi creare un evento in cui tutti insieme si può creare questo evento, che è il Festival del Gelato, che arriverà a breve, arriverà a fine mese. Sì. E il tempo stringe, io vorrei che faceste un appello per queste elezioni. Chi inizia? Comincio io? Un appello al voto, ovviamente. Bene. A vostro favore. Allora, per tutte queste belle informazioni e notizie che avete sentito sul nostro operato e su quello che vogliamo fare, e ripeto, vogliamo fare, non solo metterlo sulla carta, invito tutti i concittadini a farci di nuovo interpreti di questo prossimo mandato elettorale, dandoci la loro fiducia e votando la lista numero uno. Scusate per la voce. Dico qualcosa anch'io, nel senso che effettivamente noi abbiamo dimostrato di poter fare, e quindi dobbiamo continuare così. Abbiamo una persona che potrà portare avanti queste cose. Io, come dicevo, darò una mano, mi occuperò, si è parlato prima dell'energia, di un settore che mi interessa molto, collaboreremo di nuovo con gli altri comuni, dove c'è stato qualcuno che si è tirato indietro nei comuni del territorio, ma spero con la tornata successiva ci sia una voglia di collaborazione, perché abbiamo visto, quando abbiamo fatto delle cose insieme, uno da tutto, il Green Community, Sinergia in Canavese, sta lavorando bene insieme, quindi se si lavora, si potrà fare. Io darò la mia mano da questo punto di vista. E i cittadini però devono darla a noi. Devono darci questa fiducia che abbiamo riposto nei loro confronti. Quello che ha detto Paolo è tutto bellissimo. Abbiamo fatto, adesso dobbiamo dire che faremo. Quindi, cittadini, votate la lista numero uno, Rivara Viva. E votate questo sindaco nuovo, ma con grinta. Beh, io posso ancora dire la mia, nel senso che io vorrei proprio che i miei concittadini votassero Rivara Viva, la lista numero uno, perché io penso di essere la persona giusta per amministrare Rivara i prossimi 5 anni. Vivo a Rivara da sempre, ho le mie figlie, la più piccola che va a scuola a Rivara, di figlie in realtà ne ho 3, però una va a scuola a Rivara ancora, io vivo a Rivara giornalmente perché lavoro a Rivara, vivo a Rivara e ho l'energia, ma soprattutto le competenze giuste per amministrare a Rivara nel migliore dei modi. Supportato
da una squadra davvero che non ha, a cui non potrei chiedere nessuna competenza in più, perché hanno, come ho detto prima, un entusiasmo e una voglia di far crescere e arrivare in tutti i campi, che non potrei chiedere di meglio. Quindi l'8 e 9 giugno votate Rivara Viva, lista numero 1, Paolo Robert. E dove ci sono dei rivaresi che vogliono lavorare per i rivaresi. Che direi che è una cosa importante. Grazie. Grazie mille, buon proseguimento a tutti, continuate a seguire Obiettivo News.